La Guardia di Finanza di Milano nelle prime ore di questa mattina ha effettuato perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di Milano nell'inchiesta aperta dalla Procura in merito alle morti sospette di alcuni ospiti per coronavirus. Nell'inchiesta risulta indagato il direttore generale dell'Istituto Giuseppe Calicchio per epidemia colposa e omicidio colposo ed è iscritto anche lo stesso istituto per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Gli inquirenti stanno verificando eventuali nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza. Alcuni operatori sanitari hanno denunciato la mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, che sarebbero stati addirittura invitati a non indossare per non creare allarmismi. In una lettera, una novantina di medici della struttura ha asserito che le mascherine sarebbero state invece messe a disposizione a partire già dal 23 febbraio. È una ingente mole di documenti quella che gli investigatori della Guardia di Finanza stanno acquisendo e sequestrando con le perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio di Milano tra cartelle cliniche, documenti cartacei ed informatici. È in corso infatti anche il sequestro di PC e altri dispositivi informatici, anche alla ricerca di email e altra documentazione utile. Le perquisizioni e le acquisizioni di documenti in corso a Milano sul fronte dell'RSA riguardano anche altre strutture oltre al Pio Albergo Trivulzio. Per ora la squadra di polizia giudiziaria è entrata anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese. Per il caso del Don Gnocchi, l'istituto ha parlato di infondatezza delle accuse, ci sono già 4 indagati, il numero di morti è simile a quello del PAT. Iscritti anche i vertici della Sacra Famiglia e presto anche quelli delle altre RSA, tra cui quelle nei quartieri milanesi di Affori, Corvetto e Lambrate.